io ho avuto un percorso che ha, diciamo, visto la crescita di questi ragazzi, quindi passando dalla 12 alla 14 e poi alla 16. Quello che cambia, quello che realmente differenzia è la capacità di apprendere, cioè i ragazzi, gli under 12, riescono diciamo, a captare il messaggio, a capire e poi insomma mettono subito in pratica quello che imparano. Questo è molto importante. Poi a seguire, se riescono a passare da una categoria a quella successiva, pian piano insomma migliorano e poi, se sei fortunato, quando arrivi alla 16 ti ritrovi ragazzi con un bagaglio tecnico, atletico, importante ed è tutto più semplice.